Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come attivare e aggiornare gli occhiali DJI FPV. In questo tutorial userò i V1, ma i passaggi sono simili per i V2. Vi ricordo che per attivare i V2 non c'è bisogno del drone DJI, ma potete tranquillamente attivarli anche senza. Iniziamo scaricando il software DJI Assistant 2 per FPV. In descrizione vi lascio il link a questa pagina. Questo software si occuperà sia dell'attivazione che dell'aggiornamento. Io Windows, quindi scarico l'exe. Dopo aver avviato il software, facciamo il login con il nostro account DJI. Se non l'avete, dovete crearne uno cliccando qui. Una volta eseguito il login, ci sarà questa schermata. A questo punto possiamo collegare gli occhiali. Prima di iniziare assicuriamoci di usare una batteria carica, in quanto l'aggiornamento potrebbe impiegare un po' di tempo. Inoltre, per precauzione, ricordiamoci sempre di inserire le antenne. Ok, ci siamo, gli occhiali sono alimentati, le antenne le ho messe, non mi rimane che collegare il cavo USB per procedere all'attivazione ed al successivo aggiornamento. Ora clicchiamo su quest'icona. Quindi clicchiamo qui per partire con l'attivazione. Accettiamo il disclaimer e gli occhiali si attiveranno in pochi secondi. A questo punto passiamo all'aggiornamento firmware, qui scegliamo l'ultima versione disponibile. In questo periodo si è parlato molto di aggiornamenti che potrebbero limitare l'utilizzo degli occhiali. I problemi sono legati solo all'utilizzo con il drone DJI FPV. Per chi usa gli occhiali V1 o V2 abbinati a HDX Vista o Air Unit non cambia nulla e potete aggiornare senza problemi. Quindi clicco qui per aggiornare. A questo punto accelero un po' il video, per eseguire l'aggiornamento ha impiegato circa 6 minuti. Perfetto, aggiornamento completato. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.